Ciao navigatori, nel 2005 a.C., prima che la Comics lanciasse Batman, grazie ai suoi datori Bob Kane e Bill Finger nel lontano 1939, gli antichi Maya adoravano il primo vero Batman, Camazotz, un dio pipistrello dalle sembianze umane con una testa da pipistrello e orecchie a punta. Camazotz, che significa pipistrello della morte nella lingua Maya Quiche, è una creatura di antiche origini nella mitologia mesoamericana. Secondo la descrizione Maya, questa è una divinità con un corpo umanoide, una testa di pipistrello e un naso come una lama di pietra. Sempre nella tradizione Maya, Camazotz è raffigurato come un potente mostro spirito che dimora nell'inferno Ixalba, legato alla notte e alla morte e al sacrificio. La paura e il culto della popolazione americana nei confronti di Camazotz è spiegata perché l'immagine di questa creatura appare spesso nell'arte e nella letteratura popolare maya. In base ad alcune leggende, Camazotz si nasconde in una grotta chiamata Zotlhealaya, casa dei pipistrelli. Prende gli ordini del re dell'inferno di uccidere coloro che vagano inconsapevolmente disturbando il sonno degli dei degli inferi. Inoltre, Camazotz è anche uno delle quattro bestie magiche responsabili di aver spazzato via l'umanità nell'era del primo sole. Tuttavia, agli occhi della scienza moderna e degli studiosi di civiltà maya, ritengono che l'immagine di Camazotz sia in realtà ispirata al comune pipistrello. Altri ricercatori, nel frattempo, sostengono che la creatura abbia avuto origine dal fossile del pipistrello gigante succhiasangue, estinto durante l'epoca del Pleistocene e dell'Olocene, da decine di migliaia e centinaia di migliaia di anni fa. In effetti, la popolarità della leggenda del nostro antenato Batman ha portato molti archeologi a pensare che Maya avessero effettivamente avuto incontri con enormi pipistrelli. Nel 1988, nella provincia venezuelana di Mongas, furono scoperti fossili pipistrelli Desmolus draculea. Nei successivi 12 anni, in Honduras, fu trovato un altro pipistrello fossile che mostrava la forma di un pipistrello gigante più grande del 30% rispetto al normale Desmolus draculea. Il pipistrello della specie Desmolus draculea di solito ha un'apertura alare media di circa 50 cm, ma i fossili di pipistrello gigante dell'Honduras hanno un'apertura fino a quasi 80 cm. L'immagine del gigantesco pipistrello diavolo si trova anche in molti siti e documenti della penisola dello Yucatan, del Belize, del Brasile settentrionale, del Guatemala, dell'Honduras e del Venezuela. Si tratta di aree che un tempo erano territori dell'antico impero Maya. Nel 2000 è stato trovato in Argentina un dente del gigantesco pipistrello diavolo. La creatura riportava dei grandi denti in grado di uccidere le persone con un solo morso al collo. I pipistrelli giganti del diavolo vissero fino a Pleistocene o al tardo Olocene. La loro paura per questa creatura ha creato l'immagine di Camazotz, un gigantesco pipistrello. Non ti sembra tutto questo incredibile e avvincente? Se questo video ti è piaciuto, lascia un like. E noi ci sentiamo molto presto. Ciao.